la campagna elettorale volge al termine, il tempo non è più tanto per spiegare le nostre ragioni come movimento e come coalizione. Non vorrei perdere ulteriore tempo per spiegare per l'ennesima volta per quale motivo abbiamo messo da parte la nostra provenienza per far parte di questa coalizione. L'abbiamo spiegato a lungo, noto però che ci sono alcuni oratori, rappresentanti autorevoli di altre forze politiche savesi che ancora continuano a ritornare su questa storia. Io non ho intenzione di prolungare oltre questo discorso e questo ragionamento. L'ho spiegato al limite delle mie possibilità, non sono capace di fare di più. Proveremo con un disegno magari alla fine delle elezioni, ma io credo che la bontà del nostro progetto la vedremo facilmente domenica e lunedì prossimo. Se saremo stati convincenti, se le nostre ragioni come movimento, come coalizione, come lista alla quale appartengo, Libertà e Partecipazione, per dare vigliaia, i risultati si vedranno facilmente contando le schede elettorali. D'altro canto ci sono state anche alcuni comizi qui in questa piazza che mi hanno toccato anche personalmente. Al di là della questione dell'appartenenza, c'è stato il comizio di Bruno Doria che ha nei miei confronti espresso tutta una serie di complimenti, anche qualche accusa un po' curiosa, fra cui quella che io avrei avuto un atteggiamento fascista o comunista, non ho ben capito se devo essere sincero, ma io non vorrei rispondere nemmeno su questo, ma vorrei che questo concetto, cioè Corrado è un fascista o un comunista, lo vorrei lasciare così, sospeso a mezz'aria in questa piazza. Ogni tanto magari immaginatevi questo concetto che vola qua sopra, gli date un'occhiata, cercate di capire se secondo voi è una cosa sensata o meno. Io non ho niente da dire, è un'opinione, come tale la rispetto, ma non credo che sia questo un argomento di discussione. Credo che il comizio dell'altro giorno di Bruno Doria, dal quale ruberò soltanto qualche spunto, lo faccio perché credo abbia avuto una certa importanza, perché è stato un tentativo di distogliere l'attenzione generata dallo strepitoso comizio unitario di qualche giorno prima da alcuni punti importanti di questa campagna elettorale. Io ne approfitto per, e non è un complimento di comodo che deriva dal fatto che siamo qui sullo stesso palco, io ritengo che oggettivamente il comizio unitario che si è tenuto forse il giorno 25-26 aprile sia stato uno dei più bei comizi alla quale io abbia mai assistito, se non è sicuramente il più bello che si è tenuto qui a Sava negli ultimi anni. È stato emozionante, è stato coinvolgente, è stato chiaro ed è stato importante nello svolgersi di questa campagna elettorale, perché ha segnato per tutti noi che facciamo parte di questo progetto un punto di svolta, perché il coinvolgimento, l'emozione che ci è stata data quella sera ci ha dato anche ulteriore forza nel nostro impegno per portare il Patto per Sava nelle prossime elezioni e portare quindi soprattutto Dario Iaia all'elezione a sindaco di Sava. Ma quei punti sollevati da Dario Iaia nel suo comizio sono rimasti purtroppo lettera morta. Quelle questioni che sono state sollevate, cioè la questione dell'atteggiamento della provincia nei confronti del depuratore, la questione tutta amministrativa ma secondo noi molto importante della localizzazione della farmacia, della quinta farmacia di prossima istituzione a Sava, sono rimasti lettera morta. Nessuno ha dato una risposta su questo. Bruno Doria avrebbe potuto rispondere in qualche modo, e come vedremo forse qualche cosa l'ha detta, ma in maniera forse tesa più a sviare l'argomento che altro. E sono argomenti sui quali secondo me bisogna spendere un minuto e ritornarci, perché non è pensabile che l'amico Giampiero Mancarelli, che io stimo, conosco, avvocato preparato, assessore provinciale al bilancio, possa venire qui a Sava e dire che in merito della provincia se verrà fatto il depuratore, e vada a Manduria a dire l'esatto contrario, perché siccome Manduria non vuole questo depuratore, non vuole lo scarico a mare, Giampiero Mancarelli va a Manduria a dire grazie al no della provincia stiamo ritardando la costruzione del depuratore. Questo non è accettabile. Non è accettabile venire qua a Sava e prenderci in giro, soprattutto da chi rappresenta un'istituzione importante come la provincia. Dirò di più, da quando abbiamo parlato di questo argomento c'è stato un altro fatto importante, che è stata una riunione di 11 sindaci
di 11 paesi, tra l'altro alcuni non hanno nemmeno sbocco sulle marine, che hanno stilato un documento di ferma contrarietà alla costruzione del depuratore con lo scarico a mare, che è quello che poi a noi interessa, il depuratore. Ha partecipato anche la provincia e la provincia ha espresso, anche lei ha controfirmato questo documento e ha espresso ancora una volta la sua contrarietà a questa costruzione per noi così importante. Allora, io credo che tutte le posizioni, anche politiche, siano legittime. Quello che è un po' meno legittimo è prendere per i fondelli gli elettori savesi. Questo io credo che i savesi non lo meritino. Così come l'altra questione di cui si stava parlando l'altra sera è la questione della localizzazione della farmacia. Una questione semplicissima. A Sava ci sono 4 farmacie, le conoscete tutti, se ne deve mettere una quinta. Buonsenso vorrebbe che venisse collocata nella zona di Sava che ne è sprovvista, cioè tutta la zona che da via Bonsegna arriva fino alla zona industriale e in direzione nord-sud va dalla via di San Marzano fino alla via di Torricella, tra l'altro zona in fortissima espansione. No, l'amministrazione Maggi ha scelto di metterla sulla via di Manduria, che è una cosa che non ha senso, ma non è che non ha senso per noi che siamo persone di semplice buonsenso, che potremmo pensarla in maniera anche opinabile. Non ha senso per la ASL, che ha espresso parere negativo. Non ha senso per l'Ordine dei Farmacisti, che ha espresso parere negativo. Per cui da questa questione nasceranno soltanto cause. Allora, immaginate un attimo. La Giunta mette la firma su un documento, viene stabilita una cosa completamente sbagliata, da questo discende che mezzo paese dovrebbe rimanere senza farmacia. Il Comune sarà chiamato in contenzioso, verranno dati soldi ai soliti avvocati per fare causa. E tutto ciò per quale motivo? Per non arrendersi al fatto che è una questione di semplice buonsenso mettere la farmacia da quella parte? Io credo che si sia trattato di un errore. Bruno Dori ha detto semplicemente nel suo comizio, Aldo Maggi si è lasciato convincere in confessione da qualcuno, non ha detto chi, non mi interessa, non lo voglio nemmeno sapere. Ma basta una cosa semplicissima. Noi come Patto per Sava, se vinceremo le elezioni, come noi speriamo che sia, ma non è detto che sia, ci impegniamo comunque a riprendere la questione e a modificare questa localizzazione della farmacia in una maniera che abbia più senso, eviti cause al comune e soprattutto dia agli abitanti di almeno il 40% della popolazione di Sava, in quella zona di Sava, di avere la farmacia che buon senso e il diritto sacrosanto alla salute dice che devono avere. Io mi auguro che tutti gli altri candidati sindaci prendano questa opinione, perché è un'opinione di semplice buonsenso e si tratta di riparare a una stupidaggine fatta per chissà quale motivo a costo zero, non costa niente, basta mettere soltanto un po' di buona volontà. Noi come Patto per Sava lo faremo, aspetto che anche gli altri candidati prendano una posizione in questo senso, mentre purtroppo su questo si è parlato che io sono comunista, si è parlato che Dario ha offeso l'assessore Mancarelli, si è parlato soltanto di forma, si è parlato soltanto di questioni che sostanzialmente, come posso dire, c'è un detto che dice quando il saggio indica la luna la persona stolta guarda il dito, non è che lo spiego io a Brunatore queste cose le sa 100 volte meglio di me, un oratore molto più bravo di me, ma ovviamente tutta la discussione su queste questioni è servita soltanto a sviare quello che era l'attenzione su questi due problemi creata e generata dallo splendido comizio di Dario su altro, sulla forma, che io sono comunista, ricordatevi che io sono comunista, c'è scritto da qualche parte, o fascista, non ricordo, e non si è parlato invece delle vere questioni che dovrebbero interessare i cittadini di Sava. Di queste cose non si parla. Si parla, e vengo a un altro argomento di discussione questi giorni, solo ed esclusivamente dello stipendio del sindaco. Mi sembra di capire, io forse sono stato un ascoltatore un po' distratto, ma l'unico contenuto della campagna elettorale della coalizione che fa capo al dottor Bellocchi è che il dottor Bellocchi metterà il suo stipendio da sindaco a garanzia di un fondo per i giovani imprenditori. Bene, premesso che su tutta questa cosa si potrebbero dire nel merito, cioè nelle possibilità di gestione di una cosa del genere, molte obiezioni. Chi deve decidere quali progetti possono accedere a questa forma di garanzia o no? Una commissione di politici? La Giunta? Chi? Dei tecnici? Non lo so, che se poi deve servire soltanto per dare garanzia a Tizio, a Caio, a Sempronio per le vie brevi, io forse ne farei a meno. Ma c'è un'altra questione.
che qui si sta riducendo il ruolo del sindaco a un ruolo, come posso dire, rapporto qualità-prezzo, io costo di meno. Guardate, io ho avuto... Io voglio dire una cosa, io l'ho fatto il sindaco per un anno e mezzo, bene, male, probabilmente male, lasciamo perdere. Però ho un'esperienza in questo senso che posso raccontarvi. Nel bene o nel male, a frutto o sbagliando, io là sopra ho buttato il sangue. Io non credo che per gli impegni, le responsabilità, il tipo di dedizione che deve essere richiesto al candidato sindaco ci sia una questione economica da valutare. Non stiamo parlando della casta dell'onorevole che prende 20.000 euro al mese. Io lo dico senza timore di essere smentito e senza vergognarmi. Io prendevo attorno ai 1.900 euro al mese, che è un ottimo stipendio, badate bene, non sto dicendo che sia poco, è un ottimo stipendio. Ma io vorrei che voi mi credeste, per tutta la serie di rogne, per tutta la serie di guai, per tutto il tempo che uno deve stare, io credo che sia una giusta remunerazione per una persona che deve avere a cuore gli interessi di tutta la cittadinanza. E badate bene, lo dico per i poveri di spirito, per quelli che poi vogliono strumentalizzare ogni parola, io non credo che il valore del sindaco si valuti da quanto prende di stipendio, si valuta dalle cose che fa. Non c'è prezzo per un bravo sindaco e non c'è salvezza per un sindaco incapace che però facesse il sindaco gratis. E questo lo dico non per dire che chi fa il sindaco gratis, in questo caso il dottor Bellocchi, sia un incapace, per l'amor di Dio, non mi sogno ridire questo. Né voglio per forza dire che Dario Iaia sarà Superman, il migliore di tutti. Sto dicendo un'altra cosa, che non è questo il parametro con cui si dovrebbe scegliere il sindaco di Sava. La scelta della rinuncia dello stipendio è una scelta personale sulla quale io non ho nulla da dire. Chi vuole rinunciare lo può rinunciare, ma ridurre la campagna elettorale al semplice proponimento di non prendersi lo stipendio per me è una cosa pietosa, questo ve lo devo dire. Detto ciò, non sono io che devo dare risposte su questa questione, ma è una questione che io personalmente ho vissuto e ritengo che sia quasi, ripeto, rispetto all'impegno che una persona ci mette là sopra, se lo fa con la buona volontà, credetemi, con cui l'ho fatto io e con cui sono certo, moltiplicata per 100, che lo farà anche Dario, mi sembra veramente una questione quasi insultante. Deciderà Dario quello che vuole fare, io non ho nulla da dire in merito, ma non è su questo che vorrei che voi sceglieste il candidato sindaco, chiunque dica su questa questione qualsiasi cosa. Vorrei citarvi solo un ultimo episodio però, quando io mi sono candidato nel 2005, e scusatemi se parlo troppo in prima persona, ma è solo per raccontarvi la mia esperienza, c'era un altro candidato sindaco che proponeva la stessa cosa. Lo proponeva dicendo che se fosse stato eletto lui avrebbe rinunciato allo stipendio. Non c'è bisogno che vi ricordi com'è andata. Quel signore ha preso 900 voti, la coalizione vincente ne prese 5.000. Cioè io credo che le persone, la mia raccomandazione di non basarsi su questo in realtà sia profondamente inutile, perché io credo che i cittadini queste cose le sappiano bene, perché non credo che quando vanno dal dottore per farsi curare, io, scusate l'analogia, credo che questo comune sia un malato molto grave, scelgano un medico solo ed esclusivamente in funzione di quanto costerà la parcella. Io credo che scelgano la persona più indicata per svolgere il compito e credo che scelgano la persona secondo dei principi di capacità, di efficienza e di affidabilità che come candidato ha saputo suscitare nel suo elettorato. E con questo chiudo questa argomentazione abbastanza, se mi è concesso, triste. Così come vorrei dire che non è appunto dallo stipendio che poi che una persona ha preso che si può valutare se l'amministrazione è andata bene o è andata male. Cioè io non condanno certo l'amministrazione di Aldo Maggi perché Aldo Maggi ha preso lo stipendio era sacrosanto. Sulle cose che ha fatto ci sarebbe poi molto da discutere, ma lo stipendio non è certo una questione di cui parlare. Piuttosto ci sarebbe da parlare, e io lo accenno qui, anche questo è una cosa su cui secondo me voi cittadini dovete riflettere e su cui anche gli altri candidati sindaci mi piacerebbe che esprimessero un'opinione. È stata aperta da pochi giorni la gara per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, un appalto da credo 8 milioni di euro, sto sbagliando?
circa 8 milioni di euro, aperto a 4 giorni dalle elezioni, va benissimo, non c'è nessun motivo per cui le buste si debbano aprire prima o dopo, si saranno aperte quando dovevano essere aperte, niente da dire su questo. Però la cosa che dispiace, ed è una cosa sulla quale secondo me noi cittadini dovremmo lavorare, sia come amministratori ma anche come movimento di opinione, è che in questo servizio che per certi versi è anche ben strutturato, cioè di raccolta dei rifiuti porta a porta senza cassonetti che dovrebbe promettere una città pulita, manca un sistema di incentivi. Se io faccio 10 grammi di raccolta differenziata pagherò lo stesso, al di là del conteggio dei metri quadri, dell'amico Andrea che magari ne ha fatto 10 quintali. Questo non va bene. Bisogna premiare i cittadini che fanno la differenziata perché consentono di risparmiare un sacco di soldi al comune, e bisognerà trovare la maniera in questo appalto che questo venga modificato. Se gli importi messi a base di gara sono quelli, rimarranno quelli, per carità di Dio, ma bisogna trovare la maniera di rimodulare gli importi che il comune, quindi in definitiva i cittadini, pagano con le cartelle esattoriali, per fare in modo che chi più fa differenziata meno deve pagare e chi meno fa differenziata più deve pagare. Aggiungo che per questa questione noi abbiamo da 10 anni almeno, da ben prima che io salissi in comune, delle isole ecologiche che dovevano servire per quello, dovevano servire per conteggiare i volumi di differenziata, i chili di differenziata portati dai cittadini. Il fatto che non sia previsto nemmeno in questa gara l'utilizzo di questi strumenti mi fa pensare che rimarranno anche là da rugginire anche per i prossimi anni. Secondo me noi questo non dobbiamo permetterlo, sono costati 300 milioni se non ricordo male, e soprattutto sono lo strumento per cui i cittadini che fanno bene il loro mestiere di cittadini raccogliendo l'immondizia secondo i criteri della raccolta differenziata devono risparmiare. Non so se mi sto dilungando un po' troppo, ma vorrei concludere questo argomento prima di passare la parola a Dario Iaia esprimendo un piccolo auspicio. Noi cittadini siamo rappresentati in seno al Consiglio Comunale dai consiglieri comunali. Non sta a me venirvi a dire su che base lo dovete scegliere, è un vostro diritto, scegliete chi volete. Io credo però che sia necessario per chi si troverà ad amministrare questo paese fare delle scelte, e una scelta secondo me logica è anche quella di ridare un minimo di dignità al Consiglio Comunale. Io non so se a voi è mai capitato di frequentare la sala del Consiglio Comunale e di verificare come si svolgono, sono scene spesso imbarazzanti, le più imbarazzanti delle quali sono costituite dalle interrogazioni, dove consiglieri comunali parlano a braccio su qualsiasi argomento, dalla buca all'albero, qualcosa, per, spesso mi dispiace dirlo, per 10 minuti di protagonismo davanti alla telecamera. Io proporrei che chiunque venga eletto, io mi auguro e spero Dario Iaia, ma che sia Arturo De Cataldo, Ivano De Cataldo, Giuseppe Bellocchi, Vito San Marco, Giovanni Caforio, dico tutti, ci prendiamo un piccolo impegno, una proposta se siete d'accordo, di fare in modo che questo teatrino finisca. Si consenta al Consiglio Comunale di essere un posto serio, perché i cittadini di Sava hanno diritto ad essere rappresentati in modo serio. Facciamo in modo che le interrogazioni vengano fatte soltanto in maniera scritta, che se ne possa discutere mettendoli all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Un argomento forse un po' tecnico, ma che a me sta molto a cuore. Smettiamola di fare i protagonisti, siamo tutti sulla stessa barca e questo paese che tocchi a noi e che tocca a un altro lo dobbiamo risollevare. Una delle maniere per risollevarlo è anche ristabilire un minimo di rapporto, di stima e di rispetto fra l'amministrazione e i cittadini. E in Consiglio Comunale negli ultimi anni tutto è successo tranne che questo. Io direi, impegniamoci tutti seriamente, chiunque vinca e chiunque abbia la fortuna, l'onere e l'onore di salire di sopra, a rendere il Consiglio Comunale un posto dove noi, i cittadini di Sava, possiamo sentirci realmente rappresentati. Prima di passare la parola a Dario Iaia, l'ultima cosa, io mi sento soltanto di ringraziare tutte le persone che stanno qui sul palco, che rappresentano tutti coloro che hanno creduto in questo progetto. L'ultimo momento che potrò parlare a voi, lo voglio sfruttare solo per dire che è stata un'esperienza meravigliosa, che abbiamo affrontato con serietà e abbiamo affrontato soprattutto con serenità, perché dentro di noi, in qualche modo, sapevamo di stare facendo la cosa giusta. I risultati li deciderete voi, ma io vorrei dire una cosa, l'unica coerenza e l'unica fedeltà che noi dobbiamo è quella alla nostra coscienza, e noi con la nostra coscienza siamo a posto. Grazie di tutto.